La città metropolitana di Torino gestisce più di 3.000 km di strade, strade extraurbane, molte delle quali, più del 50%, collocate in territorio montano. Questa è una delle caratteristiche della nostra provincia. Questo comporta anche la gestione di un numero di infrastrutture elevato. Abbiamo più di 7 gallerie con lunghezza superiore ai 500 metri e anche più di 200 ponti principali di attraversamento fluviale. La gestione razionale di tutto questo patrimonio infrastrutturale richiede un'attenta analisi anche delle priorità di intervento, per cui quello che si è fatto e quello che si cercherà di fare è di lavorare sulla sicurezza e concentrare le priorità di intervento laddove i dati statistici ci dicono che ci sono maggiori dati sull'incidentalità, quindi tratti più pericolosi. Contestualmente, affiancando un modello di gestione della sicurezza di questo tipo, laddove non si possono fare interventi strutturali, bisogna individuare misure alternative di sensibilizzazione, per esempio all'educazione stradale, o misure di controllo della velocità dove non è possibile intervenire diversamente. Mentre per quanto riguarda il fronte della rete stradale complessiva così ampia, bisogna fare una riflessione sui livelli di priorità e individuazione della rete primaria, sulla quale assolutamente bisogna garantire tutti gli standard anche di esercizio e la piena funzionalità, e porre un po' più di attenzione a quelle strade periferiche e montane dove i nostri cantonieri rappresentano comunque, seppur in un numero esiguo e ridotto, un vero e proprio presidio del territorio, non solo dal punto di vista stradale ma anche della sicurezza idrogeologica.